Ministro, lei poco fa ha affermato che noi della Lega vogliamo i morti. Ministro, questa è un'affermazione disumana e da vigliacchi e non le consentiamo di fare affermazioni di questo tipo. Non le fa onore, anzi le fa disonore fare questa affermazione. Strumentalizzare i morti nel Mediterraneo, strumentalizzare i bambini e le bare bianche dei bambini unicamente per coprire le sue incapacità da ministro è indegno e non è degno da ministro della Repubblica di questo Paese. La Lega non vuole i morti nel Mediterraneo. La Lega però non vuole neanche un immigrato clandestino in più sul territorio. Ministro, lei piange le vittime nel Mediterraneo, va bene. Ministro, vada a piangere anche le 3 vittime uccise poco tempo fa da Mada Kabobo, un immigrato clandestino che ha massacrato a colpi di picconate 3 poveri cristi. Vada a piangere le bare anche di quelle persone. Ministro, le ricordo che con i beceri leghisti, come qualche esponente del suo partito ci ha definito, lei ha governato per 3 anni e mezzo in questo paese. Non siamo noi ad aver cambiato idea sull'immigrazione. È lei, ministro Alfano, che sta tradendo quelle politiche che dal 2008 al 2011 Colleghi, assieme abbiamo combattuto per colleghi, garantire più sicurezza ai nostri territori e per contrastare collega Bosco. l'immigrazione clandestina. Lei, ministro, sta aprendo le porte del paese a un'immigrazione di massa pericolosissima. Lei, ministro, vuole compiacere ai salotti buoni dell'Europa e ai salotti buoni della sinistra. Lei non ha il Collega Bosco, la coraggio, richiamo all'ordine. lei non Collega ha il Bosco. coraggio, ministro, di fare quello che altri stati europei stanno facendo per contrastare l'immigrazione. Continua a invocare l'Europa. È da ottobre, dal 18 ottobre, in quest'Aula che voi state chiedendo l'intervento dell'Europa, ma questa Europa ci ha abbandonato, la vostra Europa, quella che voi santificate ogni giorno, ha abbandonato il nostro paese. L'Europa non risponde, l'Europa anche sull'immigrazione clandestina ci sta prendendo in giro. Continuate ad andare a Bruxelles col cappello in mano a prendere ordini da Bruxelles, ma intanto Frontex era e è un carrozzone senza né arte né parte e da Bruxelles riceviamo solo ed esclusivamente elemosine e briciole. Lei, ministro, ha 2 grandi responsabilità, ha 2 grandi colpe sulla propria testa, aver aperto il paese, le porte del paese all'immigrazione clandestina e il nostro paese non è l'Eldorado. Caro Ministro, e l'altra grande responsabilità è quella di non aver impedito la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, quello stesso reato che 5 anni fa assieme abbiamo votato, lei l'ha votato, l'ha sostenuto, l'abbiamo difeso e l'ha anch'esso votato. Adesso se ne lava le mani esattamente come Ponzio Pilato, e lei sa benissimo che il reato di immigrazione clandestina è presente in molti paesi europei ed è un deterrente importantissimo per impedire che nel nostro paese ci sia un'invasione di massa. Tranquillo però, signor Ministro, il reato di immigrazione clandestina che questo Parlamento, tranne la Lega, ha cancellato, verrà ripristinato. Verrà ripristinato con un referendum, verrà ripristinato dal popolo, verrà ripristinato con migliaia di firme, come un popolo civile e democratico, come il popolo svizzero ha fatto. Ministro, voi del governo garantite 1.300 euro al mese a tutti i presunti profughi o potenziali immigrati clandestini che vengono portati nel nostro paese con l'operazione Mare Nostrum. 1.300 euro non è neanche lo stipendio che prende un poliziotto, quei poliziotti che sabato hanno difeso una città da una guerriglia urbana, poliziotti che rischiano la vita. Siamo in un paese con 7 milioni di pensionati che guadagnano meno di 1.000 euro al mese e voi agli immigrati clandestini garantite vitto, alloggio, Si avvia a ricariche conclusione, Montemagno. telefoniche, spese di ogni genere. Ministro, pensavamo di avere un ministro di centrodestra all'interno,
un ministro che avrebbe difeso strenuamente e con forza quelle politiche di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina che assieme abbiamo approvato 5 anni fa. E invece queste stesse politiche di sicurezza le state smantellando, le sta smantellando lei. Si è lasciato condizionare dall'ipocrisia di sinistra, buonista e filo immigrazionista, non ha il coraggio di fermare l'immigrazione clandestina, abbia almeno il coraggio di dimettersi da quell'incarico. La ringrazio, adesso mi è iscritta a parlare la collega Santerini, prego.